Buonasera amici sportivi e benvenuti ad Ultimo Chilometro. Oggi il tema principale della puntata è il secondo Memorial Giuliano Lasagni e il quarto Memorial Vittorio Berardi, la gara per allievi che la Fiumicinese ha organizzato a Fiumicino domenica 20 giugno. Vi ricorderemo brevemente i vincitori dei vari titoli nazionali disputati nella settimana scorsa e chiuderemo con un'altra gara della Fiumicinese organizzata nel lontano 1997, il campionato italiano allievi vinto da Filippo Pozzato. Iniziamo dunque con la gara che abbiamo citato e ricordiamo che era anche valida per il campionato provinciale di Forlì in vista di quello regionale che invece si disputerà domenica prossima a Cotignola. Ben 182 gli iscritti alla gara e 168 i partenti in rappresentanza di 6 regioni italiane. Direzione di corsa di Pasini e Lasagni. Sicuramente un bel banco di prova in vista del prossimo campionato italiano della categoria in programma a Chianciano l'11 luglio. Naturalmente ci sono tutte le società romagnole e tra i favoriti vanno citati i padroni di casa della Fiumicinese Fight Adriatica, come Enea Sambinello, Mattia Maioli, Thomas Bolognesi, che con un'altra decina di compagni di squadra fanno gli onori di casa. Non va dimenticata la Cotignolese, che ha l'uomo forte in Pietro d'Apporto, il ragazzo che non fallisce mai le primissime posizioni, affezionato specialmente ai secondi posti. Ma quando il campo dei partenti è così vasto, è difficile fare un pronostico, poiché le sorprese sono sempre all'ordine del giorno. Qui, mentre vediamo il gruppo che si dedica alle operazioni di partenza, vi nominiamo le squadre in ordine di iscrizione. La Polisportiva Fiumicinese Fight Adriatica, la US Forte Liberi, l'Eurobike Riccione, il Pedale Azzurro Rinascita, la Cotignolese, la Calcara, la Santerno Fabimola, il Pedale Castellanese, la Ciclismo Insieme, la Sozzigalli, il Team Strabici, l'SC Mattin, la SD 106 Team, la Santa Maria Codifiume, la Ceretolese, la Cavriago, la Pontenure, il Pedale Toscano, la San Cascianese, la Giusfredi Macolive, la Polisportiva Mille Luce Ciclismo, la Fosco Bessi Calenzano, la Forno Pioppi, il Pedale Rosso Blu, il Pedale Chiaravallese, la ASD Gubbio Ciclismo, il Pedale Casalese, l'Alma Juventus Fano, il Team Go Fast, la Libertas Raiffeisen, la Recanati e l'OP Bike AST. Il percorso di gara si svolge su un'ottantina di chilometri con la prima parte in pianura, su un circuito che tocca le località di San Mauro Pascoli, Gatteo e Fiumicino, da ripetere 6 volte. Tre traguardi volanti sono stati posti al secondo, quarto e sesto giro. Il primo è stato vinto da Thomas Bolognesi della Fiumicinese, seguito da Filippo Mati della Pontenure. Il secondo traguardo volante è stato preda di Simone Melfi del Pedale Azzurro Rinascita, che si sarebbe poi preso anche il terzo. In seconda piazza Mattia Lodovichetti della Fiumicinese e di nuovo Thomas Bolognesi. Poi il percorso si sposta verso Savignano, in un tratto di trasferimento che porta gli atleti sul circuito del laghetto delle Felloniche, con una salita di circa un chilometro, dove posto il GPM al secondo, terzo e quarto dei 5 giri in programma.
poi breve discesa per giungere Savignano, quindi gli ultimi chilometri in pianura per lanciarsi al traguardo. Gara molto veloce fin dalle prime battute, ma il gruppo è rimasto pressoché compatto fino al circuito di salita, salvo qualcuno che ha dovuto cedere, soprattutto per il caldo afoso, a cui questi atleti non sono ancora abituati. Non dimentichiamo che sono ragazzi di 15-16 anni alle prime fatiche di una certa consistenza. Già la prima salita del laghetto ha fatto qualche vittima e i migliori hanno preso il sopravvento andandosi a posizionare i vertici del gruppo. Questo percorso delle Felloniche è ormai famosissimo per gli appassionati di ciclismo della zona e sono molte le gare organizzate dalla Fiumicinese per gli allievi e dalla Sidemec Vitali per gli juniores che scelgono questa salitella per le loro gare più importanti. Potrete vedere dopo questo servizio che la salita in questione è stata a palcoscenico di un campionato italiano allievi vinto da Filippo Pozzato davanti a Damiano Cunego, che ha fatto vedere la forza organizzativa della Fiumicinese. La gara va avanti con vari tentativi che non fruttano vantaggi considerevoli e soltanto sui passaggi dei GPM il gruppo si allunga senza creare una netta selezione. La prima volata per il GPM ha visto passare per primo Filippo Maggi, seguito da Enea Sambinello, che si è piazzato al secondo posto in tutti i GPM. È chiaro che il tratto in salita lascia il segno sulle gambe dei corridori e di giro in giro i distacchi si fanno più sensibili. Molte volte non basta la discesa per riformare il gruppo, tanto che molti atleti abbandonano la gara stroncati dalla fatica e soprattutto dal caldo. Già al secondo GPM, posto al terzo giro di salita, le distanze erano più marcate e gli atleti più resistenti incominciavano a venire a galla. A vincerlo sono stati di nuovo Omaki e Sambinello. Al terzo ed ultimo GPM, vinto da Samuele Torricchia della Cotignolese, erano già diversi atleti a fermarsi e a codarsi al fine gara per anticipare i colleghi all'arrivo ed assistere alla volata finale. Nel finale, i tre uomini che avevano lasciato il circuito del laghetto davanti a tutti, cioè Filippo Mati della Pontenure con il numero 113, Enea Sambinello della Fiumicinese con il 13 e Pietro D'Apporto della Cotignolese con il 39, sono stati raggiunti prima di Savignano da Sebastiano Fanelli del pedale Chiaravallese con il numero 133, che perderà contatto prima dell'arrivo, il compagno di squadra Alex Cecconi con la 132, Alessandro Nazzani del pedale Casalese con il 145 e Filippo Serafini con la 169 della Libertas Raiffeisen. Saranno questi sette uomini a presentarsi in fondo al rettilineo d'arrivo per lo sprint finale. Sempre in testa Omati con D'Apporto che ha tentato fino all'ultimo di rimontare, non riuscendoci alla fine per mezza ruota. Casalese Armosser, non sentiamo gli applausi, i protagonisti, eccoli qua, più vicino, con la vittoria alla Vediamo quindi l'ordine d'arrivo completo. Trionfa Filippo Mati della Pontenure, che ha percorso i 79 km e mezzo di gara in 2 ore spaccate, alla media di 39,5 km orari. Secondo Pietro D'Apporto della Cotignolese, terzo Alessandro Nazzani del pedale Casalese, quarto Alex Cecconi del pedale Chiaravallese, quinto Filippo Serafini della Raiffeisen,
sesto Enea Sambinello della Polisportiva Fiumicinese Fight Adriatico. Settimo Sebastiano Fanelli a 6 secondi di distacco del pedale Chiaravallese. Ottavo Valentino Camberai a 24 secondi della Raiffeisen. Nono Thomas Bolognesi della Fiumicinese. Decimo Florian Zambianchi della Pontenura. Ecco qua, ancora un posto d'onore per Pietro D'Apporto al termine della Memorial Lasagni e Memorial Berardi, qui a Fiumicino. Direi che è una gara che si è sviluppata soprattutto in salita, dove tu hai cercato di fare il vuoto, ma non ti è riuscito. Una volata a 7, hai dovuto lasciare il primo posto con rammarico, ma direi che hai fatto tutto quello che era nelle tue possibilità. Sì, i primi giri di pianura aspettavano tutti la salita, infatti non ci sono stati importanti tentativi di fuga. Dopo in salita ci sono stati alcuni tentativi sia nel tratto più duro che nel tratto pianeggiante, e all'ultimo giro se mi sentivo ancora bene, allora ho accelerato negli ultimi metri, sono riuscito ad andare via con altri due corridori, poi a Savignano sono rientrati altri quattro, dopo ho cercato di recuperare un po' di energie, alla fine ho fatto lo sprint e per poco non sono riuscito a vincere. Infatti una volata a 7 direi che per te sarebbe stato l'ideale, sei abituato a fare certe volate, purtroppo c'è stato chi è andato più forte di te, ma come si è sviluppata la volata negli ultimi metri? Ma la volata pensavo di andare dietro uno che la volesse anticipare sui 250 metri, però poi ho visto che non ha tirato dritto, quindi sono dovuto spostarmi e andare a ruota di Omati e ho cercato di rimontare gli ultimi 70 metri e ho dato il colpo di reni e per meno di mezza ruota non sono riuscito a superarlo. Omati lo conoscevi, sapevi che era un vincente? Sì, sì, aveva vinto anche domenica scorsa, sapevo che poteva far bene e ci ha provato anche lui in salita, infatti nell'ultimo gruppetto c'era sia lui che io a tirare, però alla fine ha avuto la meglio lui. Domenica prossima però si corre in casa tua, cioè si corre a Cotignola, dove ha sede la tua società. Sì, domenica gara in casa, regionale, quindi molto importante. Sarà una gara dura perché c'è una salita quasi di 5 km, quindi bisognerà gestirsi bene e riuscire a rimanere nel gruppetto con i migliori. Più dura di questa secondo te? Credo proprio di sì. Ad aggiudicarsi la classifica generale di GPM è Filippo Maghi della Pontenure, che si può dire l'abbia fatta da padrone per tutto il percorso di gara. Al secondo posto è Enea Sambinello della Fiumicinese, terzo Samuele Torricchia della Cotignolese. Qui vediamo Enea Sambinello che si consola con la maglia di campione provinciale di Forlì. Questo fine settimana ha visto la disputa dei campionati nazionali. In Italia Sonny Colbrelli ha vinto il titolo dei professionisti disputato ad Imola, davanti a Fausto Masnada. Nella tricolore crono ha vinto Matteo Sobrero, davanti ad Edoardo Affini, solo quarto Filippo Gamba. Tra gli elite under 23, la vittoria è andata a Gabriele Benedetti, secondo Filippo Baroncini. Tra le donne, la solita Elisa Longo Borghini ha battuto Tatiana Guderzo e Ilaria Sanguinetti. All'estero, ad aggiudicarsi il titolo di campione nazionale su strada, sono stati Rémi Cavagna in Francia, Vouvaner in Belgio, Timo Rosen in Olanda, Maximilian Schachmann in Germania, in Colombia Aristobulo Cala e in Portogallo José Neves Fernández. Rimanete lì ragazzi, nuovo vetri perché abbiamo una proiezione importante con il direttore sportivo della Ponte Signori. Il vostro applauso per i primi 10 della Memoria di Dano Gianni di Polo Berardi. Complimenti ragazzi, complimenti veramente per i primi anni. Filippo Matti, vincitore del secondo Memorial Lasagni e quarto Memorial Berardi. Una gara per allievi con 5 passaggi alla salita del laghetto, quindi una gara non completamente piatta ma con una salita non eccezionale, ma direi che è una salita importante. Tu avevi già vinto
sarà la terza vittoria stagionale se non sbaglio, ma le altre vittorie come le hai ottenute? Erano tutte pianeggianti oppure c'era la ferita anche lì? Allora, la prima vittoria, gara pianeggiante con una salita piuttosto impegnativa, a 15 km dal traguardo, siamo rimasti in circa una decina nel finale, con arrivo pianeggiante ho anticipato la volata agli 800 dall'arrivo e sono giunto da solo con circa 4-5 secondi di vantaggio sul secondo. La seconda vittoria invece l'ho ottenuta domenica scorsa per distacco circuito vallonato. Sono andato via 38 km dal traguardo e sono arrivato in solitaria con 2 minuti e 40 sul gruppo. E invece quest'oggi siamo andati via sulla salita finale, inizialmente in tre, io, Pietro Rapporto e Nea Sambinello, poi sono rientrati altri 4 atleti e ci siamo giocati la vittoria in volata. Ecco, una volata vincente, la tua, comunque 3 vittorie stagionali, direi che un ruolino di marcia ragguardevole. Sì, la stagione sta andando abbastanza bene, sì, particolarmente bene. Sicuramente un po' di sfortuna, ma fa parte del ciclismo e niente, siamo molto contenti. Adesso testa i prossimi obiettivi. Ecco, tu sei un secondo anno, non sbaglio, no? Sì, sì. Tra pochi giorni, tra una quindicina di giorni, ci sarà il campionato italiano. Cosa pensi di fare? Difficile a dirsi, sicuramente. È un po' un sogno e l'obiettivo stagionale, il campionato italiano. I ragazzi forti sono tantissimi e ci vuole un po' di fortuna. Comunque non escludiamo nulla e speriamo. Conoscevi già da Porto, Sambinello, Baioli? Sì, sono 4 anni che corriamo insieme e direi che ormai ci conosciamo più che bene a vicenda. Allora, il tuo venire, naturalmente, oltre al primo appuntamento importante, cioè il campionato italiano allievi, ci sarà qualcosa nella tua mente che prevale su tutti gli altri appuntamenti? Ma al momento faccio fatica a fare pronostici per il futuro. Comunque sono giovane, ho solo 16 anni e è difficile pianificare e pensare a un futuro anche da professionista. Per adesso prendiamo le cose per come vengono, sono molto contento e vado avanti così. Quindi sei contento della tua carriera fin qui? Naturalmente si sa che non ci si deve mai accontentare, e sempre bisogna cercare di fare meglio, e tu naturalmente le doti le hai. Lo hai dimostrato con queste 3 vittorie una vicino all'altra. Sì, comunque per adesso sto dimostrando di essere abbastanza completo, costante e niente, cercando di andare avanti così e anche di migliorarci. Bene, in bocca al lupo, alla prossima. Grazie. Ciao. Ecco qua, siamo con Rino Sapieri, che è il presidente della Fiumicinese Fight Adriatica. Siamo nella fine, speriamo, della pandemia, no? Tutto fa pensare che le cose ormai siano risolte per il meglio. E voi con questa gara avete dato una bella spinta, anche un segno di volontà di ritornare ai tempi migliori, ai tempi gloriosi. Sì, diciamo che è una manifestazione che abbiamo fortemente voluto per ricordare due soci fondatori della società, e abbiamo avuto 182 iscritti, quindi una folta presenza di corridori che vengono da quasi tutta l'Italia settentrionale, perché arrivano dal Trentino, arrivano dall'Abruzzo, e quindi è stata una bella manifestazione partecipata, battagliata, perché è stata, diciamo, impegnativa per i ragazzi, tant'è vero che se ne sono ritirati parecchi, perché una giornata calda così è stata veramente per loro impegnativa. Per la Fiumicinese direi che è andato quasi tutto bene, c'è stato qualche caduta, qualche scoriazione, qualche problema di calore, però si è risolto tutto per il meglio, e quindi oltretutto la Fiumicinese ha portato a casa anche la maglia di campionato provinciale, quindi che non guasta mai. Direi che è andato tutto per il meglio. È una manifestazione secondo Memorial Giuliano Lasagni e il quarto Memorial Vittorio Berardi, che
a cui la Fiumicinese teneva molto e quindi è stata portata a compimento in maniera egregia, direi. Sempre ieri, quando questi due personaggi erano tra noi alla fine di ogni gara, naturalmente si impegnavano come fate tutti per la riuscita nelle vostre manifestazioni. Grandi personaggi che hanno lasciato un segno, insomma, nella Fiumicinese, ma direi nello sport del ciclismo in generale. Sì, erano personaggi che erano dei trascinatori, quindi noi ci sentivamo molto motivati dalle loro idee, da quello che portavano avanti, e tenete presente che non sono stati trascinatori solo nell'ambiente ciclistico, ma anche in tutto l'ambiente sportivo di Fiumicino, a livello sociale, a livello parrocchiale, a livello di tutto il nostro la piccola frazione, che ricordo è suddivisa fra tre comuni, Savignano in massima parte, Gatteo e anche in minima parte col comune di San Mauro Pascoli. Loro erano effettivamente dei trascinatori per tutte le iniziative che si svolgevano qui nel paese. Ecco, io voglio ricordare tempi un po' passati, un po' lontani, ma che erano già un segno di quel che sapeva fare la Fiumicinese Faita Adriatica, cioè organizzare grandi manifestazioni, non soltanto sempre nella categoria allievi, ma non soltanto a livello regionale o provinciale. Voi avete fatto anche un campionato italiano qui, vinto da un personaggio che ha lasciato il segno dietro di sé, quel Filippo Pozzato, che vinse qui nel, se non sbaglio, nel 97, e secondo addirittura Damiano Cunego. Anzi, voglio approfittare per annunciare che dopo questo servizio attuale vogliamo mandare in onda proprio quel servizio di quella volta, quel servizio che abbiamo vissuto insieme, anche se tu eri molto giovane quella volta, io ero un po' meno vecchio, diciamo così, ma però ti ricordo con piacere. Sì, è stata una manifestazione che ricordiamo con estremo piacere, perché nel 1997 la Fiumicinese ha avuto l'incarico dalla Federazione Ciclistica Nazionale di organizzare il campionato italiano per la categoria allievi. Diciamo che quella manifestazione è stata una sincronia perfetta di tutto quello che gira attorno all'ambiente ciclistico, perché siamo riusciti a coinvolgere imprese, amministrazioni comunali del territorio. E quindi non a caso quella manifestazione venne intitolata Città del Rubicone, per giustificare, diciamo, l'accordo che fu fatto a livello territoriale fra imprese ed enti locali per organizzare questa manifestazione, che ha lasciato il segno sia sotto l'aspetto organizzativo, perché diciamo è tutto girato per il meglio, ma anche sotto l'aspetto agonistico, perché ci ha portato alla ribalta dei ragazzini, all'epoca erano ragazzini, Filippo Pozzato e Damiano Cunego, il terzo ce lo ricordiamo meno, io lo ricordo perché ero Luca Celestini, e Ligure, ma diciamo i primi due classificati poi hanno avuto una carriera a livello professionistico di prima classe. Naturalmente noi auguriamo anche a questi atleti che abbiamo visto qui oggi di fare carriere importanti. Sarà difficile fare come quelli di Pozzato e di Cunego, però direi che la speranza c'è sempre. Glielo auguriamo, d'altronde altri ragazzi che stanno emergendo a livello professionista in questi giorni, ad esempio Lorenzo Fortunato, ecco, nella manifestazione del 25 aprile lui ha partecipato quattro volte per la categoria esordiente, per la categoria allievi, lui ha sempre primeggiato e vinto, e adesso sta, diciamo, è uno dei ragazzi emergenti a livello professionistico. Più ricercato. Esatto. Bene, allora complimenti per quello che avete fatto e in bocca al lupo per quello che farete di qui in avanti, anche se le manifestazioni saranno un po' meno degli anni passati, però voi ancora avete qualcosa da proporre. Sì, noi diciamo rispetto alle manifestazioni che organizzavamo negli anni passati, praticamente quest'anno ci ritroviamo con metà organizzazioni, però abbiamo organizzato a San Mauro Pascoli una manifestazione per giovanissimi con 250 ragazzi,
abbiamo organizzato questa manifestazione oggi, poi faremo il 2 luglio il meeting interprovinciale Forlì e Rimini sulla pista sprint gincana a Savignano sul Rubicone. Alla fine di luglio avremo un'altra manifestazione di cross country per giovanissimi e poi ci ritroveremo la seconda domenica di settembre per il Memorial Francesco Turci qui a Fiumicino per la categoria esordiente. All that you forgot.